Dunque, giovedì noi andiamo a consegnare la scuola che abbiamo realizzato a Straze. Straze è un villaggio del Kosovo, nella parte meridionale del Kosovo e al confine con la Macedonia, un villaggio molto interessato dalla guerra di indipendenza kosovara, caratterizzato da saccheggio di questo villaggio distrutto per 3 volte dai serbi, per cui con difficoltà notevoli nella rinascita. Noi abbiamo individuato le esigenze di questo villaggio 3 anni fa, quando abbiamo inaugurato in un villaggio vicino a Goranza, abbiamo inaugurato e consegnato un ambulatorio. Il rappresentante della comunità di Straze venne a chiederci aiuto per il suo villaggio e così abbiamo iniziato, realizzando prima un centro di salute, un ambulatorio a Straze, e poi progettando questa parte di questo villaggio, il cuore del nuovo villaggio di Straze, che appunto è stato ricostruito in zona più alta, distante un po' dal vecchio villaggio distrutto per 2 volte dai serbi. I bambini quando potranno frequentare questa scuola? Noi speravamo che avrebbero potuto frequentare già dall'inizio dei primi giorni dopo le festività natalizie, il 13 di gennaio, invece per problemi proprio di arredamento dei locali è slittata la data, per cui sono ancora nel vecchio villaggio fatiscente, e speriamo che lunedì prossimo possano già iniziare le attività scolastiche nella scuola. Questa opera è stata possibile grazie a raccolte di fondi? Sì, non soltanto. Dobbiamo dire che in questa realizzazione è intervenuta in modo molto efficace la Regione Sardegna, concedendoci, in virtù di una legge apposita, concedendoci un contributo di 74.000 euro, ai quali vanno aggiunti quasi altrettanti raccolti da noi. La parrocchia sicuramente è stata quella che ha raccolto più fondi, forse siamo andati anche oltre 30.000 euro, e gli altri abbiamo raccolto con iniziative varie, e abbiamo coinvolto nella realizzazione anche la comunità locale e anche il comprensorio municipale di Caccianicche, che è il centro importante di quell'area, ha dato un contributo pari al 30%, per cui è un fatto anche abbastanza educativo, perché non vogliamo apparire come quelli che non siamo. Noi non siamo benefattori in possesso di chissà quali risorse, discorso che facciamo anche pacatamente e ripetutamente, spieghiamo che noi non siamo una comunità ricca, ma che cerchiamo soltanto di condividere con loro le nostre energie, quindi spieghiamo bene che devono anche essere loro a farsi protagonisti del recupero, della rinascita, del nuovo impegno.